Ve l'avevo promessa ad ottobre quando il film era stato annunciato, ed eccola qua, la recensione di Megan, un film del 2023 per la regia di Gerard Johnston, che finora ha fatto niente di speciale, nel senso che ha proprio recitato in Niente di Speciale, un film del 2005, ma questa è un'altra storia. Come al solito non ci giriamo molto intorno, proprio come avevo previsto nella breve anteprima di qualche mese fa, Megan è esattamente quello che sembra, un onesto filmetto horror senza infamia e senza lode. Quello che si vedeva nei trailer è esattamente quello che ci viene dato nel film. Gemma lavora per una società che produce giocattoli ed improvvisamente si trova a dover prendere in custodia la nipote Katie, rimasta orfana per un tragico incidente dove perde i genitori. Essendo una zia davvero incapace, Gemma prende due piccioni con una fava, utilizzando la nipote come cavia per testare una nuova bambola dotata di intelligenza artificiale che sta sviluppando. Ovviamente la bambola farà qualunque cosa per difendere la bambina di cui è responsabile, seguendo tutti i canovacci più classici del genere. Qui non c'è tempo di approfondire, ma se volete la recensione completa la trovate sul mio canale YouTube, Il Greta Pensiero, link in descrizione.